La Sunset Limited, orgoglio dell'Amtrak, è il primo treno coast to coast. Il treno transcontinentale a due livelli combina il lusso del passato con la tecnologia moderna. Ma una notte incrocia un'imbarcazione fluviale persa nella nebbia. In 8 minuti il destino di 47 passeggeri e dell'equipaggio è segnato da uno dei peggiori disastri ferroviari della storia degli Stati Uniti. Ora una sofisticata ricostruzione al computer rivela finalmente cos'è accaduto. Un disastro non è un incidente isolato, ma una catena di eventi cruciali. Analizzeremo questi fattori critici e scopriremo insieme le cause del disastro del Sunset Limited. Stati Uniti, Alabama, Mobile. Mercoledì 22 settembre 1993, ore 2:52. Il Mobile River è uno dei più importanti corsi d'acqua del continente nordamericano. Nel giro di un minuto uno schianto squarcia la quiete della notte. Tutto ha inizio 3 giorni prima, quando il treno parte da Los Angeles e inizia un viaggio epico attraverso gli Stati Uniti. Non si tratta di un treno qualunque. Il Sunset Limited ha 3 locomotive e 7 carrozze a 2 piani, tra cui una carrozza ristorante da 72 posti e una sala con grandi finestre panoramiche. John Targ è responsabile di bordo per il comfort e i servizi ai passeggeri. È orgoglioso del suo treno. I passeggeri sono protetti da un'enorme struttura di acciaio e immersi nel comfort. Abbiamo la migliore tecnologia, bravi conduttori, eccellenti ingegneri e motori nuovi. Trudy Justin e suo marito Larry tornano in Florida dopo un viaggio nel Nuovo Messico. Abbiamo deciso di prendere il treno per evitare le cartine, le strade, il traffico e soprattutto per stare tranquilli. Per 2 giorni e 2 notti, il Sunset Limited avanza spedito. Giovedì 21 settembre si trova in Texas, a circa metà percorso. Nella notte raggiungerà il Mobile River, in Alabama, dove attraverserà i ponti più vecchi del paese. Alla foce del fiume c'è il secondo porto degli Stati Uniti per superficie. 16 chilometri quadrati di moli per gestire oltre 19 milioni di tonnellate di merci all'anno. Oggi lo spintore Movilla deve consegnare 6 chiatte a Tuscaloosa, a 362 chilometri a nord di Mobile. Lo spintore e le chiatte, unite da cavi e funi di sicurezza, misurano insieme 150 metri in lunghezza e 32 metri in larghezza. Il Movilla è progettato per spingere le chiatte in avanti. Andrew Stabler è il capitano della barca. Lavora nel fiume da 19 anni. Ore 2 del pomeriggio. Mentre il capitano Stabler e l'equipaggio preparano la barca, il Sunset attraversa Houston. Ken Ivory ha perso l'aereo e ha deciso di prendere il treno. Non ero mai stato su un treno. Era la prima volta. Ho pensato che sarebbe stato bello vedere il paesaggio da un'altra prospettiva. 5:30 di pomeriggio. Il Movilla è pronto. Lascia il molo per andare a prendere le chiatte che deve trasportare. 10 di sera. Il treno arriva a New Orleans. Rifornisce le 3 locomotive. 11:30. Sul Movilla, il capitano Stabler va a dormire. Non ho guardato l'orologio, ma era circa mezzanotte. Ho spento la luce e sono andato a letto. Willie Odom prende il timone. Anche se non ha molta esperienza, è il secondo in comando. Avevo già lavorato prima con Willie. Era bravo. Mezzanotte 55. Il Movilla lascia l'ultimo molo di carico con tutte e 6 le chiatte da spingere. È un carico pesante oltre 1400 tonnellate. L'imbarcazione avanza nella nebbia, ma il timoniere Willie Odom è abituato a queste condizioni. 2:15 di mattina. Odom comunica via radio con un altro spintore che si trova più a monte.
Aveva chiamato per parlare delle condizioni in cui stavamo navigando e per dire che la situazione stava peggiorando. C'era una nebbia fittissima. Jeff Williams è al timone del Thomas McCabe, circa un chilometro più avanti del Movilla, sulla punta di un'isola lunga 20 chilometri. Willie Odom si avvicina all'isola, ma non riesce a vederla. La visibilità è così bassa che decide di fermarsi. Tiene la barca vicino alla riva e cerca disperatamente un albero grande per attraccare. A bordo del Sunset Limited si presume che i passeggeri dormano. Il treno scivola nell'oscurità. Odom non riesce a trovare un punto di attracco. Ore 2:45. All'improvviso sente una forte scossa. Willie si rende conto che le chiatte hanno urtato contro qualcosa, ma non ha idea di cosa possa essere. Il capitano viene chiamato sul ponte di comando. Ero sconcertato, perché Willie era abbastanza scosso. Non sapeva cosa fosse successo. Era sconvolto. 6 minuti dopo, alle 2:51, il Sunset Limited supera un segnale verde che indica via libera. È solo a 2,7 chilometri dal Movilla. Ore 2:53. Improvvisamente il treno si schianta alla massima velocità. I passeggeri vengono catapultati in tutte le direzioni. Ricordo che ci sono stati 3 schianti fortissimi. Forse è durato pochi secondi, ma è sembrato un'eternità. I 3 locomotori deragliano. La carrozza a letto dell'equipaggio, quella dei bagagli e 2 carrozze passeggeri vanno anch'esse fuori binario. Queste immagini dei notiziari rivelano la gravità dell'incidente. L'impatto distrugge i serbatoi di carburante che si incendiano. Migliaia di litri di gasolio si riversano nel fiume. Il capitano del Movilla, Andrew Stabler, è a 200 metri di distanza. Mentre dovevo ancora rendermi conto dell'accaduto, abbiamo visto i bagliori delle fiamme in lontananza. John Tark viene catapultato fuori dal letto, ma è illeso. È nella carrozza letto, una delle ultime 4 in coda al treno, che è rimasta sui binari. Si rialza velocemente e va verso la testa del treno per aiutare i passeggeri. Uscendo mi sono reso conto che il resto del treno non c'era e che eravamo su un ponte. Ma non c'era nemmeno il resto del ponte. Era incredibile. John Tark chiama subito i soccorsi. Lei si trova su un treno dell'Amtrak? Sì, sono il responsabile di bordo. Siamo sul ponte di Mobile. Sul Mobile River? Esattamente. Ci sono le carrozze che bruciano sul ponte. Il ponte è crollato, c'è della gente in acqua. Cercheremo di soccorrerli, ma abbiamo bisogno di aiuto. Ora devo andare. 2 carrozze passeggeri sono finite in acqua e Trudy Justin è dentro una di queste. Tentavo di far rialzare mio marito e sentivo altri passeggeri che gridavano: sta entrando l'acqua, sta entrando l'acqua. Lo schianto è avvenuto su un ponte di un affluente del Mobile River, il Big Bayou Canot. Si tratta di una zona paludosa e non ci sono strade per arrivare sul posto. Ore 3:20. Dalla base di Dauphin Island, a sud di Mobile, la guardia costiera invia 3 uomini su un gommone. Ci sono ancora dei passeggeri intrappolati nella prima carrozza passeggeri finita nella palude che si sta riempiendo d'acqua. Sul Mobile il capitano Stabler è finalmente riuscito a radunare le chiatte e a collocarle vicino la riva. Adesso corre verso il fuoco per prestare soccorso. L'incendio era enorme. La brezza portava il fumo fino al ponte della barca. Non si poteva respirare e non si vedeva niente. Alla fine il Movilla riesce a soccorrere 17 persone finite in acqua, tra cui Trudy Justin e suo marito, Mike Dopide e Ken Ivory. Altre 20 persone sono recuperate da un'altra imbarcazione. Ore 4:25, arriva la guardia costiera e salva altre persone. L'incidente provoca 47 morti, tra cui 5 membri dell'equipaggio.
è il peggior disastro della storia dell'Amtrak. Nessuno sa cosa sia successo al ponte sul Big Bayou Canot. Perché è crollato e brucia nella palude? Il Sunset Limited, il treno transcontinentale, è il sogno di migliaia di viaggiatori. Non ha mai fatto un incidente mortale, almeno finora. Sono bastati appena 8 minuti. Ora ripercorreremo gli eventi di quella fatidica notte e cercheremo di scoprire ciò che è realmente accaduto. Con l'aiuto della simulazione al computer entreremo dove nessuna telecamera può andare. Nel cuore del disastro. L'Ente Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti avvia subito un'inchiesta. Condurranno l'indagine ingegneri ferroviari, esperti di ponti e tecnici navali. A 1500 km di distanza, in Virginia, un uomo riceve una telefonata alle 5 di mattina. È Russ Gober, il capo dell'ente incaricato. Parte subito per Mobile. Appena giunti sul posto, non abbiamo visto un bel paesaggio, ma un terribile scenario. Un ponte distrutto e carrozze nel fiume. Uno spintore e sei chiatte erano vicino al ponte al momento dell'incidente. Stiamo indagando su una chiatta sospetta. È certo che il Mobile al momento dell'incidente si trova nel Big Bayou Canot, ma non si sa ancora perché è lì. Il Bayou non è un fiume commerciale. C'è la nebbia, ma il Mobile ha un radar a bordo che dovrebbe indicare il percorso. 30 minuti prima dello schianto, Odom raggiunge la punta nord di un'isola lunga 20 km e va a destra invece di proseguire diritto. La domanda è troppo preoccupato per la nebbia per vedere lo schermo del radar? Gli ispettori scoprono che Willie Odom non sa leggere bene lo schermo del radar. La patente per guidare gli spintori non lo richiede. 10 minuti prima dello schianto del treno, Odom è già nel Big Bayou Canot. Quando controlla il radar, vede qualcosa che non riesce a capire. Mi ha chiamato per chiedermi se c'era un'altra barca attraccata tra me e lui. Gli ho risposto che a me risultava di no. Ma davanti non c'è un altro spintore con delle chiatte. Odom ha commesso un errore fatale. Si trova nella parte sbagliata del fiume. 8 minuti prima del disastro, Willie decide di invertire la marcia, ma è troppo tardi. All'improvviso le chiatte urtano contro qualcosa. Ma per il capitano della barca, un urto del genere non può far crollare un ponte. Allora cosa ha colpito il Mobile? Con l'aiuto della grafica dell'Ente Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti, andiamo dentro l'inchiesta per svelare la catena di eventi. Si sa che vicino al ponte c'è uno spintore, ma ha urtato contro il ponte. Viene inviato l'esperto di ponti Ron Weber. È stato il più grande incidente che abbia mai visto. Stavo cercando dei segni rivelatori. Li chiamiamo tracce del testimone, ovvero qualsiasi prova fisica. Qui manca del cemento. È evidente che si è staccato. È un ottimo indizio. Viene riferito a Russ Gober, il responsabile dell'indagine. Ma Russ ha bisogno di ulteriori prove. Vuole ispezionare le chiatte del Mobile per vedere se ci sono danni o tracce interessanti. Abbiamo prelevato raschiature dalla chiatta, dalla vernice e anche dal pilone del ponte. Abbiamo mandato tutto al laboratorio dell'FBI. Un passo in avanti. Pochi giorni dopo arrivano i risultati dal laboratorio di Washington. Gli esperti forensi allineano i segni sul pilone di cemento con la parte anteriore della chiatta sinistra. Le strutture del pilone e della chiatta combaciavano perfettamente.
è la prima prova scientifica che il Movilla ha urtato contro il ponte. Ma un ponte d'acciaio su piloni di cemento non può non reggere a un lieve impatto. La parte del ponte interessata non era crollata, quindi non poteva essere stata la chiatta a far cadere il ponte. Gli investigatori devono andare più a fondo. Se non è stata la chiatta, cosa ha colpito il ponte? 5 giorni dopo viene recuperata parte della campata centrale del ponte. Questa campata del ponte poggia su 3 piloni di cemento e attraversa il fiume. È lunga più di 42 metri ed è fatta di acciaio. Ma l'impatto l'ha piegata come se fosse di alluminio. Abbiamo osservato la base della campata, che è molto resistente. Ma in due parti c'erano delle rientranze, causate da una forza. Se la chiatta ha colpito solo il pilone, perché ci sono dei segni alla base della campata? C'è stato un secondo impatto? Gli investigatori tornano sulla chiatta del Movilla prestando particolare attenzione alla parte anteriore, ai paraurti delle chiatte che servono a spingere quelle che sono davanti. Anche le altre chiatte avevano dei segni sui paraurti. Uno era largo 56 centimetri, un altro 53. Le ammaccature sulla campata coincidono con i segni della chiatta centrale. I pezzi del puzzle si incastrano. Gli investigatori possono ora dimostrare un secondo impatto. A pochi millisecondi dal primo impatto contro il pilone, la chiatta centrale urta contro la sezione centrale del ponte direttamente contro la campata. L'impatto quindi è avvenuto in due tempi. Ma questo non basta a spiegare il crollo del ponte. La campata sarebbe dovuta rimanere al suo posto. Perché allora è finita nella palude? L'esperto di ponti Ron Weber deve trovare altri indizi e decide di studiare meglio la struttura in 3 parti del ponte. Presto, Ron fa un'interessante scoperta. Il progetto del ponte, disegnato 84 anni prima, svela che in origine il ponte doveva essere girevole. I ponti girevoli sono molto diffusi in questa zona. Anche se sul Big Bayou Canotte non ce ne sono, a 2,5 km di distanza c'è il ponte Sara, che invece è girevole e funzionante. La sezione centrale, e quindi anche la campata in questione, è progettata per girare e permettere così il passaggio delle imbarcazioni. Ron scopre che i progettisti hanno commesso un errore fatale. Non hanno considerato l'impatto laterale. La campata centrale è soltanto poggiata su uno dei piloni, non è adeguatamente fissata a esso. Mi ha colpito il fatto che non sia stata considerata la possibilità di un urto di un'imbarcazione. Questo difetto di progettazione, mai individuato per 84 anni, avrà delle tragiche conseguenze. L'impatto con la chiatta ha spostato l'intera campata in questo modo. Quando la campata è caduta dal pilone, ha lasciato il segno sul cemento. C'erano dei segni di vernice rossa della campata. Elaborando la scoperta di Ron nel programma di grafica, possiamo ora ricostruire la dinamica dell'incidente. Prima, la chiatta di sinistra colpisce il pilone di cemento. Poi, la chiatta centrale sbatte contro la campata centrale del ponte. Ma poiché questa non è fissata al pilone, si sposta di oltre 1 metro e così anche il binario sovrastante. Ma il Sunset Limited è ancora a diversi chilometri dal ponte. C'è ancora tempo. Gli investigatori sanno che la ferrovia è dotata di un allarme automatico. Se le rotaie si rompono, il segnale da verde diventa rosso, avvisando il treno.
Ma perché il semaforo non ha segnalato il pericolo? Esaminare il binario dell'incidente è quasi impossibile, visto il danno provocato dall'impatto. 2 minuti prima dell'incidente. 2 minuti prima dell'impatto, il treno supera l'ultimo semaforo prima del ponte, già colpito dalla chiatta. Ma la centralina del segnale dimostra che il semaforo è rimasto verde, quindi le rotaie più avanti non sono spezzate. Se le rotaie si fossero spezzate, l'ultimo segnale prima del punto di deragliamento avrebbe indicato il divieto. Ma il treno non ha rallentato, non c'era semaforo rosso e le rotaie non erano spezzate. Perché? I binari moderni utilizzano rotaie con saldatura continua, più resistenti e flessibili. Le rotaie unite in saldatura continua sono molto flessibili. Se non sono fissate bene, si spostano facilmente e possono anche piegarsi. Quando la chiatta ha colpito il ponte, lo ha spostato di 96 centimetri. Questo è il passaggio fatidico. La rottura del binario avrebbe attivato il sensore, ma la flessibilità delle rotaie dimostra che il binario si è solo deformato. Persino lo spostamento di quasi un metro non ha modificato il segnale. Quando viene recuperata la scatola nera, si scopre che al momento dell'impatto il treno viaggiava a 116 km orari. Non ha rallentato. L'impatto catapulta la locomotiva in aria. Finirà nel fango della riva opposta. Ron Weber ritiene che una semplice modifica al ponte avrebbe impedito il disastro. Suggerisce di posizionare dei fermi tra i piloni e la campata che impediscano a quest'ultima di spostarsi. Così un impatto delle chiatte non avrebbe alcuna conseguenza. È evidente che la campata si reggeva solo con l'attrito, ma non era abbastanza. Al momento in tutto il paese non esiste alcun impianto di sicurezza per impedire disastri del genere. Tuttavia, uno dei risultati positivi dell'indagine è che adesso i timonieri di chiatte devono saper usare il radar per prendere la patente. L'impatto della chiatta contro il ponte è il secondo evento cruciale. La campata, non essendo adeguatamente fissata, si sposta. Terzo evento cruciale. Il binario si piega, ma non si spezza, e il segnale di allarme non si attiva. Dopo solo 11 giorni, il ponte sul Big Bayou Canot viene ricostruito con una campata fissa e senza meccanismo oscillante. Il Sunset Limited riprende i suoi viaggi di lusso per portare migliaia di viaggiatori nella vacanza dei sogni, finora senza altri incidenti.